Buongiorno ragazzoni belli, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua dopo esattamente 5 giorni. Mi scuso profondamente con voi, ovviamente, per questa assenza, come al solito, ma penso che ormai vi abbiate fatto l'abitudine. Però mi scuso con voi, ma sì, diciamo, ho avuto alcuni impegni perché ero stanco, anche perché io, essendo che per la mia grandissima gioia soffro di allergia a polline e quant'altro. Diciamo che sto un po' male. E la voglia di fare la live non è che ce l'avevo troppo, manco oggi. Però ho detto non posso mancare più di tanto. E quindi l'ho fatto anche per una questione per voi. Non mi sembrava giusto farvi aspettare ancora. Probabilmente mi è esploso il telefono. Non, ok. Il telefono non mi si accende più, ragazzi. Sappiatelo. Allora, come sempre, datemi un attimo che metto i vari tag, solite cose. E andiamo a giocare. Quest'oggi vediamo di finire la serie con la Germania. E poi direi di lasciarlo un po' da parte per dare invece spazio ad altri giochi. A proposito di altri giochi, ultimamente ho comprato Warhammer 3, Total War Warhammer 3. Non mi ricordo se qualcuno sul canale me ne aveva mai parlato, però l'ho comprato e pensavo poi di portarvelo. Attualmente sto già occupato con una partita, cioè con una campagna che sto, pardon, che sto facendo con l'Immortal Empires, e sto giocando i Tomkins, dicesi le mummie del deserto, i non morti scheletrosi del deserto. E quindi sì, pensavo di portarlo anche perché mi ci sto divertendo un sacco. Non ho mai portato un Total War sul canale e direi che può essere anche il momento. E poi vabbè, vediamo per il resto dei giochi. Direi di riportare di nuovo War Thunder, anche se l'ho lasciato un po'. Grounded, Sons of the Forest, dobbiamo assolutamente riportarlo perché lo dobbiamo finire, ma purtroppo l'ho lasciato da parte sia perché abbiamo dato posto ad altri giochi, ma anche per una questione che stanno ancora a fare aggiornamenti su aggiornamenti, però attualmente sono una o due settimane che non fanno più nulla, quindi direi che può essere il caso di cominciare a riprenderlo. E per un attimo, prima faccio il post e poi metto i tag. Cerchiamo di finire. Scusate un attimo, signori, che devo un attimo rispondere al telefono. Ok, rieccoci qua, era un falso allarme, era solamente una chiamata di spam. Allora, fatemi mettere questi tag. Allora. Germania, sì, tanto sono i soldi. Aspetta, turbamente. Guardate il vostro unfan. Io posso andare sui dettagli della scorsa live, andare sui tag. Copia tutto. Cioè, è più semplice di così. Intanto non è che facciamo niente di nuovo, eh. Ok, ottimo. Dovrei pensarci un po' più spesso su questa cosa. Infatti è la prima volta che lo faccio, non ci avevo mai pensato. Papà, fatemi. Ok.
Allora, direi che possiamo anche passare al gioco. Buon pomeriggio, Pat. Passiamo al gioco, sperando. Ok, va bene. Ah, mettiamo sempre prima tre. Allora, come ben vi ricordate, la scorsa volta abbiamo finito perché avevamo detto appena raggiungono il focus per liberarsi dal Giappone, stacchiamo. Tutti gli effetti l'hanno fatto, lo stanno per finire, 60 giorni. Noi non entreremo subito, perché comunque sia, come potete ben vedere, stiamo ancora facendo le altre 48 divisioni che arriveranno il 31 agosto. Non è per noi troppo positivo andare in guerra contro la Russia d'inverno, perché praticamente entriamo a settembre e già in quel periodo in Russia non è che c'è un bellissimo tempo. E quindi allora, dovremmo andare però contro l'Ucraina e la Bielorussia per avere un fronte comunque sia ampio. Poi ora vediamo, noi abbiamo intanto il tempo. Vediamo poi cosa farà la Russia appena scoppia la guerra, perché potrebbe pure essere che vanno in guerra contro la cosa, contro l'Ucraina e questi altri. Mai dire mai. Comunque abbiamo uno stockpile pieno, a dir poco. Direi di fare, perché no, qualche altra panda divisione. Almeno 21, 22, 23, 24. Eccoli che tornano dagli Stati Uniti, perché come ben vi ricordate nello scorso episodio abbiamo distrutto, diciamo, gli Stati Uniti, ottenendo la supremazia per quanto riguarda quindi l'America a tutti gli effetti. Buon pomeriggio, Davide, da quanto non ci vedevamo. È bello rivederti. Come vi va, ragazzi? Come va in chat? Mettiamo un attimo così la mappa. Tanto non è che facciamo chissà che ora, dobbiamo solo aspettare che quelli fanno la guerra del cazzetto. In tutti gli effetti è questa la cosa. Vediamo, se no non mi ricordo com'era la situazione. Ah, teniamo conto che 1 e 2 questa zona non sarà più nostra. Però il regno di Siam rimane. Regno di Siam che poi si è preso, una quantità territoriale incredibile. Eh sì, è vero. Però vabbè, avrei avuto i tuoi impegni, tranquillo. Non è importante. L'India non è sotto l'influenza di nessuno, la prima partita nella quale io non vado a distruggere l'India. Allora, la resistance praticamente si è azzerata dappertutto. Sta aumentando un po' lì. A Washington in sé. Ma questi dove stanno? Com'è qua? E a zero, volendo, le possiamo pure togliere. Più che altro lei. Togliamo lei e portiamola in a Washington. Oddio, proprio su Washington, no, direi più New York perché prende più territorio. Che bandiera strana quella lì del Canada fascista. Lei è un fascista. Lei è un fascista. Fascisti soi, no, ovviamente non fatemi cantare, mi dimentico sempre. Dopo 8 giorni che non sto in live, mi dimentico. Le leggi dello Stato. Scozzamento. Mi ricordo, fatemi vedere chi c'è in Sicilia. Perché potremmo fare una cosa molto brutta, lo so, però ricreare il Regno d'Italia e spostarlo però in sud.
No, no, ci ho ripensato. Lasciamo le due Sicilie. Seriamente? Puppet monarchico che però diventa comunista! Non avete la libertà! Che oltretutto non so come, ma ha preso l'Epiro del Nord dall'Albania. No, aspetta, no, l'Epiro del Nord è a priori, mi sa. No. No, sono alquanto convinto che non è a priori greco, o sbaglio. Allora, vediamo un po' le ideologie. Beh, tendenzialmente è monarchia. Ci piace la monarchia. Il Voito. Quanto manca qui? Dobbiamo essere pronti all'inevitabile. Sì, noi qua stiamo pure a ricercare la roba del 50 ormai. Guarda la Polonia lì. Credo che siano molto contenti che non li abbiamo invasi. 1 milione di manpower, ciao. Campo noi abbiamo 2 milioni e 140.000 e ne stiamo sfornando un altro 1.300.000. 1.300.000. Abbiamo in totale nel nostro un totale di manpower di 12 milioni e nel 7,40% di mobilizzazione che aumenta dello 0,009 e dalla popolazione disponibile nei nostri core è di 153 milioni e dei non core 167 milioni. Sì, dai, investiamo un po' nella Turchia. Perché dovremmo diminuire? Perché non siamo fascisti. Fascisti sono io. Vabbè, non c'è nessun problema. Allora. Sì, facciamo sulla IV Industry. No, facciamogli su tutto. Intanto abbiamo zero di cose. Ah, non è vero, possiamo fare uno alla volta. Ah! I consumer goods si sono fissati. 203. Infatti era troppo bello per essere vero. Che probabilmente si era buggato il tutto. A parte questo che è proprio più 10% di consumer goods. Però ti diminuisce del 3% la popolazione reclutabile, che non è assolutamente poco. Fidatevi di me, non è poco. Comunque possiamo rimettere una limited conscription. Così abbiamo meno problemi anche nel reclutamento, nella construction, eccetera, eccetera. E stavo dicendo, secondo me, neanche perché almeno comunque lo danno prima qua, attivi il 17 agosto dal 31. Secondo me, sì, poi non ho visto all'inizio, appena iniziato la live, la construction, però essendo che non prendevamo più malus sui consumer goods, secondo me aver preso quel consumer goods ci ha... Cioè quel 5% ci ha fatto veramente rompe tutto. Il trattato di Bruxelles. Però
Lui non è più in fazione. Mi dispiace, rido, ma lei deve uscire dalla fazione. Non possiamo accettarla. Trattato di Bruxelles, ragazzi. Mo' dichiara guerra a tutti gli staterelli. Mo' dichiara guerra a tutti gli staterelli per riprenderseli. Allora, noi facciamogli fare le loro guerre del cazzetto. Così si prende il suo attrito. Perde equipaggiamento. Perché anche in Ucraina ne perderà. Soprattutto perché non è, cioè, molto armata, stavo vedendo. Anche a livello di truppe. Ma comunque, cominciamogli a fare la giustificazione, che metti caso non gli dichiara guerra. Oh, vabbè, sta a dichiarare guerra a tutti questi staterelli che... Cioè... La Crimea credo che avrà difficoltà a sfondare. Mandiamo io un attaché, ma non ce l'accetto. Azerbaijan. Sì. Ma si fa tutti gli staterelli. Armenia. Vabbè, buono, non è che non ce li ha le divisioni. Ora ne sfornerà un botto. Cioè, c'è tra i 9 e i 14 milioni di uomini. Cioè, tra i 9 e i 14 milioni di manpower disponibile. Azerbaijan Union. Spero che non entri il Giappone. Perché se entra il Giappone sarebbe un po' pericolosa la cosa. Però personalmente detto, se c'era un player in Giappone, essendo che anche il Giappone ha la possibilità di dichiarare di guerra, io personalmente da player giapponese quello che avrei fatto sicuramente era di andare, diciamo, ad annichilire la Russia mentre era impegnata a riprendersi i suoi staterelli. Poi il Giappone, diciamo che ha una situazione un po' particolare per quanto costerne l'aspetto dell'invasione russa, che non è che, diciamo, è messa proprio così bene nell'invaderla. Nel senso, deve passare per la Siberia. Quindi tendenzialmente il Giappone entra in guerra quando... Ma se facciamo la NATO? Oddio, la NATO. No, rimarremo i poteri centrali, mio signore. E quindi stavo dicendo, il Giappone tendenzialmente dovrebbe entrare quando la Germania arriva a Stalingrado, Leningrado, Mosca, Sevastopoli, Arkhangelsk, o comunque si arriva agli Urali. Perché almeno poi entra il Giappone in guerra, prende... cosa qua è Vladivostok, prendendo Vladivostok praticamente vinto. Ma è vero, non possiamo più vedere i focus che faranno, però penso che faranno questo, prima questo, no. Allora, quanto manca ancora qui? Ancora. Ancora manca, mio signore. Non mi va di andare in guerra personalmente contro Eritrea e Somalia. Ci stavo pensando ora per una questione che non mi ricordavo qui com'era la situazione, ma personalmente, cioè, non ha senso. Non è vero. Ha detto papà pupù e poi no. Non è vero. La cosa che a me più che altro piace è che abbiamo probabilmente tutta l'Africa per noi, tranne la Libia, Eritrea, Somalia e Sudafrica. E la questione è quella, come potete ben vedere,
dell'Alleanza. Commonwealth of Nations. E non è che mi piace più di tanto. Perché non è che mi piace più tanto. Allora, portiamo in 4 il tempo. Ah, dichiaro la Bielorussia, non l'avevo visto. Come stanno con British? Ah, vabbè, qua è vero. Questi stanno in guerra. L'Inghilterra sta in guerra con questi, però. Come fa a finirla la guerra? Dovrei entrare io, ma personalmente non mi va. Qui invece proprio non riescono ad andare avanti con questa guerra del cazzetto. E qui la, vabbè, la Russia sta piano piano vincendo. Ah, fermo, non ho visto però quali sono le major. Azerbaigian e basta. Azerbaigian è la major del lato quello lì degli aggrediti. Capirà, si hanno messi proprio bene. Perfettamente. Ah, sono sbarcati, però non a Sevastopoli. E poi la. Che ridere, la capitale della Crimea non è Sevastopoli, ma è Yalta. Sono curioso, dove faremo le trattative per la spartizione della Russia? Oddio! La Repubblica delle Repubbliche del Dagestan è riuscita a sfondare in Russia? Anche la Georgia, che c'è Christopher Lee. Possiamo andargli volontari perché sennò qui non. Sono tentato di mandarglieli. Ah, la Bielorussia è capitolata. Io personalmente confido il fatto che. Se loro invadono la cosa. Come diamine si chiama lì? Ma io non ho mai fatto le shock troop. Facciamo. Cioè, se invadono l'Ucraina mentre fanno tutta sta cosa. Non lo so come gli va. Perché personalmente non so come gli va. Oh no, sono entrato in guerra. Perché non io voglio. Io non lo capisco mai. Cioè io gli voglio offrire il coso, il passaggio militare e loro dicono no no. No 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 no. Aspetta un attimo. Perché i miei alleati stanno in guerra con la Russia? Come mai? Io mi faccio gli affari miei, va. Non capisco per quale motivo siamo dovuti entrare. Sendo che nessuno dei nostri alleati a tutti gli effetti sta in alleanza con qualcuno che è stato aggredito dalla Russia. Cioè, la Russia non mi sembra che. Ah no, perché fermi. Lo Xinjiang qui. Il cazzetto è in guerra contro i miei alleati. Hanno fatto l'alleanza lui con la Russia. E di conseguenza, ecco che succede.
No, seriamente? Cioè, no, seriamente non riescono a... Boh. Portiamolo Lommel, Lommel, via. Se c'è Lommel. Portiamo Rommel sul fronte. Ci porto solo i carri sul fronte se sta così la situazione. Oh, scoccaglio. Oh, cioè la cosa è la Finlandia sta sfondando, per farvi capire. È un po' grave la situazione se la Finlandia sfonda. Vabbè, mettiamoci Steiner per quanto lo odi. Sì, ma questi sono tutti i generali di carri, eh. Però vabbè. Oh, basta essere scemo. O degli strategic bomber? Sì, l'avevamo fatti, mi ricordo. No, non è vero. No, aspetta. No, c'è qualcosa che non va. No, è vero, quella è la partita che ho fatto io per fatti miei. No, più vicino al Sudeto, l'hanno però qui. Sforno questi altri carretti e poi... Vado d'attacco contro la Russia. Personalmente non mi va di commettere pure le fanterie. Stanno davvero sui carri. Cioè, stanno messi troppo male. Stanno messi davvero troppo male per potersi. Cioè... Perché poi ci sta un territorio. Ah no, territorio abbiamo messo. Allora. Abbiamo il 100% di monarchia. German War Propaganda. Madonna, sta flotta l'avevamo rubata, mi sa, l'America. America, fuck yeah. Questa cosa non me la ricordavo. Mamma mia. Ok. Split. Cardunez. Eccolo qua. Sono arrivati anche gli altri carretti di Rommel. Se il nostro Rommel di casa è pronto, direi di andare a fare scozzamento. Cioè, ecco. I nostri carri leggeri quanto tolgono? 700 di soft. Knockout quasi 500. Cioè, qua. Io l'ho detto, bastavano solo i carri. Ovviamente questa è un'IA, quindi carri leggeri contro l'Unione Sovietica non è che sono la cosa più ottimale al mondo. Ovviamente non è che sfondiamo dappertutto, già se erano carri medi la cosa la potevamo pure fare, cioè sfondavamo dappertutto. Però la cosa positiva dei light, come vedete, in pochissimi giorni di guerra, cioè siamo già avanzati dalla zona Minsk, stiamo già per raggiungere Mosca. E loro non riescono a rinforzare in tempo. Poi non è che so... Cioè, oddio, 21 km orari. Questa cosa non me la ricordavo.
Ma mi sai perché sono aumentati grazie, cioè hanno sto bonus elevatissimo grazie a, vediamo come si chiama lui, grazie alla dottrina pure. Però ho 21 km orari di carretti leggeri del 41 nel 46, cioè non è poco. Una divisione, non il carretto leggero in sé per sé. Infatti andiamo a vedere quanto è veloce il carretto in sé per sé. Allora, il carretto in questione utilizzato è questo, il Panzer II, che ha una velocità massima di 21. Io non me lo ricordavo di averlo fatto così veloce. Com'è però il template? Vabbè, da 40 è quello, me lo ricordo. Sono le meccanizzate che non so quanto hanno di velocità. Vediamo un attimo. Sono queste le meccanizzate, hanno come velocità. Velocità 18. Meglio, velocità massima, perché poi comunque c'è la differenza. Velocità massima di 28, quindi. Vediamo un attimo. Secondo me, se ora io faccio la guerra contro l'Ucraina, questi entrano con la Russia. Farebbe un po' ridere. Oh, finlandesi a San Pietroburgo, però mi sa che tra poco vengono riscacciati. No, abbiamo dato una testa di ponte alle truppe. Vittoriose! L'Ungheria c'ha solo due divisioni. No, ma l'abbiamo proprio resi poveri dopo che gli abbiamo fatto la guerra. Abbiamo preso Ungheria e Austria insieme. Li abbiamo annichiliti. Mosca non è ancora. Sì, Mosca è caduta da anni. Bah. Però vi dirò, una volta che finisce questa guerra sarebbe interessante da vedere. Comunque sia, cioè, ha un grande potenziale come partita sull'aspetto, diciamo, multiplayer RP. Nel senso, si può fare una Kaiserreich però nella guerra fredda, dove hanno vinto i cosi. Seriamente, dai, quello. Oh, l'ho detto che entrambi in guerra insieme. Dove quindi la Germania ha vinto, è ritornata con il Kaiser e poi ha rifatto tutti i suoi claim, eccetera, eccetera. C'è una Kaiserreich della guerra fredda, simile quindi cosa, come si chiama lì, la mod, The New World Order. La TNO, sì, The New World Order. Quindi il riferimento a Sir Winston Churchill è puramente casuale. Ed è interessante. Quello che uno dovrebbe fare è diminuire le fabbriche a tutti, ovviamente. Soprattutto alla Germania. Perché, più che altro quelle militari. Ma in realtà sì, dimezzarne in tutti e due i casi. Togliere qualche territorio alla Germania, togliergli qualche puppet,
Magari uno potrebbe mandare avanti il tempo senza riattiva, tipo che ne so, di 3 anni, dici in 3 anni poi è successo questo e questo, l'America è riuscita a liberarsi e ha fatto un'alleanza con i 3 staterelli lì del cazzetto. Tutte queste cose qua. Secondo me ci sta. Ci potrebbe stare. Ma io direi però di andare di aggressivo perché intanto non riescono a resistere. Sister via inutile. Quantità morti, 26.000 morti, e loro invece già, mamma mia, gli abbiamo fatto 1 milione di morti. Annichiliti proprio. Dove hanno la capitale se hanno perso tutto? Ah no, Stalingrado ancora esiste. Novosibirsk devono ancora prenderlo. Ah, prendiamo il Donetsk. Almeno possiamo concentrare tutte le truppe sulle mainland russe. Finire. Oh, ecco. Ieri però mica gliel'hanno fatta guerra ai cos agli ucraini. Hanno preferito prenderli come alleati. Aidong. Ora prendiamo i nostri valorosi uomini. Chiamiamoli tutti qui. Perché è lì il punto che ci interessa. Perché è la presenza di Volgograd. Dice si sta in grado per gli amici di Stalin. Stockpile, sì, perdiamo un po' di carri, ma è normalissimo. Mamma mia, però sono distruttivi. Io ora non so personalmente come sono i loro carri, però non credo che siano tra i migliori. Il nostro carretto ha preso Volgograd. Buono. Quindi abbiamo ripreso il supply. Circondiamoli. Sì, questi ormai sono tutti sacchetti inutili, però questa già era più carina. Ah, oddio, in realtà, insomma, quando si parla di Unione Sovietica o Russia, vuoi quelle sacche sono un po' miserevoli, eh. Devi fare sacche almeno da 10-15 truppe. San Pietroburgo ormai l'abbiamo confermata come territorio nostro. E dobbiamo solamente scacciarli da queste strisce di terra. La Finlandia è riuscita a sfondare a sud, ma lì a nord c'è un po' di difficoltà, vedo. Kazan. Una cosa di questo genere, anzi, rifai il tutto il fronte proprio. Prendi loro, gli dici di far così. E ok, fino a qui va bene. Rommel me lo riprendi. Tanto lì a nord riescono a tenere pure i polacchi da soli. Gli dici di fare così e attaccare verso Kazan. No, perché se nei carri sono davvero tutti sparpagliati di ovunque, possono fare uno sfondamento minore. Singolo carro non è come 24 carri insieme. Cioè, divisioni, carri.
Comunque erano tutto a sud. Erano davvero tutto a sud. Poi ripeto, a me mi piace davvero molto di più quando è un player. Poi vabbè, sarà perché ormai mi sto abituando piano piano con le multiplayer. Però è più divertente quando è un player perché vi è proprio la cosa che lui cercherà fino all'ultimo di fare un last stand anche improbabile. E secondo me è più divertente rispettivamente all'IA che tipo la parte centrale dove c'è la capitale la lascia scoperta. Invece un player lo vedrai che per difendere la capitale farà di tutto. E oltre a quello, comunque sia, lo vedrai che magari porterà le divisioni nei punti nei quali vuole attaccare, eccetera, eccetera. Invece li ha, le butta schifo. Poi soprattutto in Russia. Il player ti porta alla sua capitale dove, vabbè, mo nel caso de ora come ora è difficile per loro perché qua manco mi sa c'è il supply hub oltretutto. No, c'è, però non è utilizzabile. Come russo devi andare nei punti per te più favorevoli a difendere, dove metti tutto lo schifo, anche truppe schifose, dove tu difendi e diciamo che comunque sia fai morire da tre il più possibile i tedeschi. Invece qui questa cosa non si vede come controlliamo. Io davvero la cosa che vorrei tanto fare per il canale è cercare di allestire una partita multiplayer, ma se nella community già siamo pochi, nella community non so in quanti giocano ad EU4 e non mi è stato mai riferito chi era interessato a giocare quando volevo organizzare tempi quella partita. E quello e quell'altro la vedo a quanto improbabile. Non ho troppi amici che ci giocano. Non mi azzarderei mai a chiedere ai ragazzi con i quali gioco in quell'altra community di venire a fare una live con me, perché comunque è una mancanza di rispetto per la community quell'altra. Quindi questo. Mi dispiace, vedrò magari ogni tanto quando riuscirò a fare magari portare qualche player, qualche amico. Però io davvero quello che sempre vi ripeto, ma in generale se conoscete gente che è interessata a quant'altro, cioè potete anche dirglielo, ma non unicamente su un aspetto del vieni a seguire il canale, ma anche perché vi ricordo che c'è il canale Discord dove l'ho anche sponsorizzato su TikTok, e di 141 persone nessuno è venuto, anzi 164 persone che l'hanno visto. Quindi non è che sto dicendo che devono per forza venire gli iscritti al canale. Va bene anche una persona X o amici vostri, potete anche invitare amici vostri sul server. L'importante è che semplicemente seguino le regole di Discord e il buon senso civile. Nel senso non è che vanno lì a destra e manca e insulta gente. Comunque sia, evitare di essere una community tossica. Quella cosa non mi andrebbe affatto bene. La troverei inaccettabile. Abbiamo fatto 2 milioni di morti. Noi invece solo 72.000. Fabbriche non ne avevano praticamente. Pure questa questione delle fabbriche, cioè l'IA non è che ne fa più di tanto. Per farvi capire, gli Stati Uniti 324, un po' marcio come cosa. Noi ne abbiamo 3140, ma di queste qui 1005 sono mie. Loro invece tra le 125 e le 222. Vabbè, poi in realtà vi è da dire che eccoli lì alleati loro. Dio, però aspetta. Forse sto a sparare un po' una cavolata. Ok, loro ce ne hanno tra le 96 e le 185, però credo ora.
nel senso di quelle lì che hanno nei loro territori ancora posseduti. Quindi personalmente non saprei quante ne hanno in totale. Perché in totale non lo so quante ne avranno. La Polonia credo che non sia mai stata così tanto grande. Io Polonia. Truppe, ne hanno perse molte, aggiungerei, calcolando che prima era tra le 300 e le 500, ora è diventata tra le 87 e le 155. Molte truppe sono state saccate. Poi non riescono a tenere botta per, secondo me, anche quello stockpile. Comunque, ora mi sono ricordato, suoi stanno per fare diversi nuovi aggiornamenti e vogliono mettere, mi sa, pure un nuovo sistema di guerra e un nuovo sistema per la production militare. Ora, su questa cosa del war effort, ecco, e, non l'ho ben letta, però sembrerebbero bilanciamenti, queste cose qua, e, no vabbè. Pardon, non è questo l'aggiornamento che intendo dire, però lo devono ancora fare. Sì, poi mi ricordo che avevano fatto una cosa, la roadmap per gli aggiornamenti, vi era la cosa che volevano mettere la Wunderwaffen. E l'hanno detto tipo un anno e mezzo fa, se non di più. L'hanno detto, mi sa, ai tempi quando era uscita No Step Back. No Step Back è del 2021, non mi ricordo, lo controllo al volo. E quindi, cioè, diciamo che è passato molto tempo da quando l'hanno annunciato. È del 2021, sì. È del 2021 l'aggiornamento di No Step Back, e a quei tempi avevano annunciato anche la volontà di voler fare sta cosetta della Wunderwaffen, ma non credo che la faranno mai a questo punto. Quindi sarebbero stati progetti speciali, decisioni speciali, un nuovo settore di ricerca, eccetera, eccetera. Poi credo che era unicamente per la Germania, però comunque era qualcosa di carino. Anche perché effettivamente la Germania senza Wunderwaffen è un po' strano. Soprattutto se c'è Baffetto. Baffetto senza Wunderwaffen è un po'. Prego. Sto un attimo capendo come funzionava Sì, vanno praticamente Organization Soft Attack. Organization Soft Attack. Quindi bonus sul super gioco così, ma mi sa non solo per questi, pure per gli alpini. Sì, vedi. Soft attack, organization, organization, soft attack, organization, organization. Soft attack, organization, papà. Questo vale pure per gli altri. Quindi non è che i bonus sono proprio unici. Mamma mia, quando capitolano. E che dovremmo andare lì ad Arkhangelsk. Mi Armor Mask. Il problema è, guarda che attrito che hanno. Nuclearizziamoli. Sgozzamento. No, comunque, sti carretti incredibili. Sì, dobbiamo andare pure a prendere magari le città qui. Però in realtà non sono proprio tutte sue. Alcune erano degli staterelli che annesso, in modo di dire. Però non ha problemi di resistenza perché giustamente sono sue stati claim. No, probabilmente la resistenza addirittura ce l'avevano i proprietari.
milione di uomini solo qui. Cioè, 1 milione di persone, 3 milioni. 3 milioni pure qui. Ma diciamo che non è che è del tutto sensata come cosa. Oddio, in realtà. Non saprei, potrebbe essere in realtà molto probabile come cosa. Quella che ci siano così tante persone in quelle località. Ora personalmente non è che lo so, però potrebbe. Vabbè, però quando noi arriviamo a 100.000 morti, a me non importa. Ah, ci sta, ci sta. Ah, una città qua. Vai, su. Prendi tutte ste città, intanto. Tanto ci avrebbero mandato lo stesso, probabilmente, fino a qui. Fidatevi. Eccolo. Prego. Oddio mio. È una major anche lo Xinjiang. Ma te lo faccio vedere io, major. Sta cosetta è una major. Ma va. Sta cosetta è una major. Ma va. 100 divisione. Ok. Poi non capisco perché il Giappone abbia così tante difficoltà a capitolare sto statenello, eh. Oltretutto, ma l'impero di. E chi l'ha fatta la cosa de. E chi l'ha. Vabbè, meglio così. Meglio così, almeno non li dobbiamo ammettere. Ma invece il Kurdistan? E la Siria quando si sono liberati? Bah. Non ci avevo mai fatto caso che si era liberato il Kurdistan. Probabilmente anche da molto tempo. Poi facciamo i para così, giusto per divertirci. Essendo che non mi va di straziarvi più di tanto, io direi finiamo qui la guerra del cazzetto e poi finiamo la serie, ragazzi. Ora andare anche contro il Giappone non è che ha molto senso, pure a livello proprio. Capisco la rivendita. Poi anzi, ditemelo nei commenti o chi ora vi è qui in chat se vogliamo vedere poi proprio un'ultima live nella quale il Kaiser va contro il Giappone per vendicarsi della prima guerra mondiale, della guerra a sorpresa per l'acquisizione di Qingyang. Però non è che ha una grande importanza, secondo me. Era nell'intento, ma perché penso riusciamo a fare Russia e Giappone insieme. Ma come vedete è un po' difficile. Non riusciamo. Personalmente fare una live di 2 ore non ce la faccio nemmeno. E non richiede assolutamente 2 ore. Ah, si sono riunificati. No, non è vero. Perché allora è arrivato l'evento che si sono uniti? Ma. Non lo capisco sto gioco alcune volte. Ne abbiamo persi di carretti, eh? Dov'era la cosa per vedere? Ecco. Allora, dall'attrito stiamo ancora perdendo e ne abbiamo persi 57.000. E 5.600 dai combattimenti. Però vabbè, no, insomma, abbiamo perso
Secondo me arriveremo a 5.000 carri per attrito, se continuiamo in questo passo. E 1.790 proprio persi in combattimento. Non mi sembrano troppi, personalmente. Cioè, oddio, non mi sembrano troppi per modo di dire, eh. Nel senso, in un... Perché ora è un gioco, ma nella realtà 1790 carri leggeri si fanno un po' sentire, eh. Non troppo, però si fanno sentire. Rompono un po' le scatole, ecco, tutto qui. Vorrei capire poi perché il Giappone non riesce a sfondare in Cina. Con poi oltretutto quasi 726 truppe. Poi ecco, è anche questo un po' il motivo per il quale non è che ho questa grande volontà di andare in guerra contro il Giappone, perché non credo che riusciremo a sfondare. E in un certo qual senso sarebbe solamente una guerra molto lenta di posizione. Poi ovviamente se poi andiamo a sbarcare in Giappone il problema non si crea più, perché tu sbarchi in Giappone, prendi le varie cose e capitolano. Ma il problema è quello lì, che tu comunque le mainland qui le devi tenere. E come fai poi a sbarcare? Cioè, con cosa vorresti sbarcare? Ecco cosa intendo. Allora, io vi direi che la costa ce la possiamo prendere pure noi, la costa cinese, quella zona. Poi, San Pietroburgo, secondo me, è nostra. Più che me. Ah, una zona di influenza, lì ce la prendiamo. Poi, no, questa no. Però ci prendiamo. No, non è vero, quindi a differenza del Vanilla, quella non è un'isoletta singola. Quindi lì, poi facciamo i primi puppet. Ah, sì, no, anzi no. Diamo prima i territori giapponesi. Perché comunque mo' che tutto, però comunque il Giappone qualcosa se lo deve beccare. Alla Mendai Castle, questa cosa, anche i territori cinesi. Fino a qui è l'influenza giapponese. Qui a sud, no. Qui è nostro. Poi, Polonia non si può beccare nulla. Anzi, no, la Polonia gli do questo territorio. Poi, Appet. Direi di... Ah, l'Ucraina sicuramente pappettizziamola, poi. Poi, questo lo pappettizziamo. Beh, in realtà i puppet sono davvero pochi. No, il Kazakistan pure. La Repubblica di Bielorussia pure. Questa pure. No, puppetizziamoci l'impero di Cina. Luigian non possiamo, questo non possiamo, la Colombia la pappettizziamo. E ok. E fino a qui penso che ci sta. Poi, territori alle neoformate, no, non possiamo, oddio, ci staranno da qualche parte. Ok, basta, perché è l'unica cosa che possiamo fare davvero. Non è che possiamo formare chissà che quali stati. Portiamo pace per i nostri tempi.
Raffaelan. Allora, non credo che c'è. Oddio. Oddio. Direi che sicuramente questi stati a sud non possono rimanere unicamente i nostri cari amici qui. Quindi li ridiamo a questi. Confederation of Russia. Scusa, e non... non dovrebbero andare... Cioè, scusa, io avendoli pappettizzati in quanto comunque è stato... Però scusa, questo io lo trovo davvero inguardabile. Io non posso vedere il Giappone qui. E avendoli pappettizzati, ipoteticamente, e lui comunque prima era fascista, io ora invece l'ho reso... Comunque sia una monarchia, ipoteticamente, però... Dovevano diventare zaristi, ipoteticamente. Quindi non capisco. Allora, questi territori qua, no, devo per forza andarli a cercare. Quindi l'Estonia, Camerun. Ah, dopo sta l'Estonia. Ah no, aspetta, però è in cosa, quindi Italian Socialist Republic e Estonia, eccola qua. Ducato d'Estonia. Ok. Però a livello anche, vabbè, in realtà no, perché non sono puppet nostri, quindi io non li vado a toccare. Però a livello anche RP avrebbe molto più senso, in quanto Germania, che la Germania aveva più una volontà di un'unica un unico stato del Baltico, non tre staterelli piccoli, voleva uno stato unico. Però vabbè, questi sono dettagli. Quindi la nostra alleanza è questa. Sicuramente a livello di alleanze anche uno riuscirebbe benissimamente ad andare contro il Giappone. Però che si sono puppet giapponese, scusate. Facciamo una cosa molto non ha senso che esistano. Greater German Empire in China. Great German Empire in China. Beh, ha senso comunque, secondo me, a livello di cose. Oddio, quello che potevamo fare era sicuramente prendere lo Shandong per mettere in sicurezza Xiangto. Però, ma che ce ne frega. Anche perché questa sarà l'ultima live per questa serie. Ah, ecco, una cosa che però potevamo fare era questa. Quanto riguarda la Finlandia, secondo me ci sta benissimamente ridare questi territori alla grande federazione finlandese. Meritati comunque, hanno fatto un ottimo lavoro. Quei territori li hanno acquisiti loro, quindi secondo me ci sta. La Polonia purtroppo gli potevo dare la Bielorussia, ma boh, non è che la trovo troppo una cosa sensata. Vabbè ragazzi, allora, per questa live è durato comunque sempre nel solito orario di 1 ora e 4. Può anche bastare. Scrivetemi ovviamente sotto ai commenti sotto ai commenti della live se siete interessati di voler vedere un ultimo episodio in live, ovviamente. Episodio live su questa serie contro però il Giappone, perché è il nostro ultimo nemico. E poi dopodiché non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Quindi ditemi voi.
E quindi questo. Domani riesco a fare ipoteticamente live se tutto va bene. E durante la settimana sicuramente martedì non ci sono. E gli altri giorni ci sarò per fare live. Anche perché devo recuperare per questa settimana, nella quale non ho mai fatto nulla. E vedo, mi è dispiaciuto non aver fatto live in questo periodo. Quindi niente. Poi se domani facciamo live, vediamo cosa portare. Molto probabilmente porto Grounded. Oppure porto War Thunder. Quindi questo. Poi se mi scrivete, ripeto, sotto i commenti che volete vedere un ultimo episodio con la Germania, con l'impero tedesco in realtà per l'esattezza, me lo scrivete sotto i commenti e poi vedrò di portare l'ultimo episodio in settimana, cioè prossima settimana. Quindi niente. Allora, la live può anche finire qui, ragazzuoli, e io vi auguro un buon sabato, un buon proseguimento di giornata e ci ribecchiamo in live nei prossimi giorni. Bella bella guys. Ciao.